Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti qui con me a un nuovo gameplay di War Thunder. Allora, con il fatto anche che adesso War Thunder si trova in Steam, lo potete trovare quindi anche gratuitamente ovviamente su Steam. Ho deciso di continuare a fare qualche gameplay in più, visto che qualcuno di voi me l'ha richiesto e perché comunque questo gioco a me piace davvero un disastro. Andiamo immediatamente quindi allora a scegliere non proprio il nostro aereo migliore, però un buon caccia che è l'Hurricane MK1. E andiamo subito a schierarci all'attacco. Allora, l'obiettivo della missione è quello di distruggere tutti gli aerei nemici e di distruggere l'enemy base. Ci troviamo in un ambiente montano. Probabilmente saranno le Alpi. Qua vedo che devono ancora spawnare praticamente tutti quanti i nostri alleati. Oh, eccolo che stanno spawnando pian pianino tutti i nostri alleati. Puntiamo subito a... qua già abbiamo già uno che rompe le scatole ai nostri aerei, per cui lo puntiamo immediatamente e andiamo a dargli un po' di fastidio. C'è già un po' di gente che gli sta dando fastidio, ma ci aggiungiamo. E perché non aggiungerci invece a questo? Allora, stiamo andando un po' tanto veloci. Veramente un po' tanto veloci. Per cui, tra l'altro è già stato anche abbattuto quello che stavamo mirando, non importa. Peschiamo questo. Lo abbiamo un po' colpito, niente di serio. Oh, vabbè, abbiamo fatto un assist, la cosa ci fa piacere. La cosa ci fa piacere. Oh, ragazzi, gli abbiamo dato fuoco. Ha preso fuoco, ragazzi. Ottimo. Ha preso fuoco. Vediamo di finirlo. Perché continua ad andare dritto questo? E non sta andando più a fuoco, tra l'altro. Ok, abbiamo fatto un assist, perché non so perché proprio un assist e invece non un'eliminazione completa, ma va bene. Allora, stiamo ricaricando. Stiamo ricaricando, credo che ci stiano sparando, per cui andiamo a quota un po' più bassa. Sono proiettili stealth, non vedo da dove stanno sparando, per cui non sono proiettili traccianti, per cui vediamo di... Intanto abbiamo dato anche alle fiamme... Oh, meno male che ho dietro di me altra antiaerea che se n'è andata a quel paese. Intanto, insomma, ne approfittiamo. Vedo che ci hanno ben coperto i nostri alleati. Abbiamo una buona squadra, anche se stiamo perdendo, vedo, purtroppo. In questo caso vedo di attaccare un pochino questa artiglieria in modo da portarci un pochino avanti. C'è uno Spitfire, amici, lì, eh. Ah no, è già stato dato fuoco all'artiglieria, va bene. Allora, vediamo cosa si può fare contro questo Spitfire. Ok, lo abbiamo colpito, lo abbiamo toccato appena. È inutile
inutile che continui a girare così come una trottola, perché tanto non ti mollo. Colpito ancora un po'. Piccoli colpi, purtroppo. No, mi sono schiantato, ragazzi. È stato proprio triste. È stato bravo. È stato bravo, lo ammetto. È stato proprio bravo. Dai, abbandoniamo questo aereo mobile e entriamo invece con il nostro più potente. Sono stato io che sono stato babbo, tra parentesi, ma veramente tanto. Entriamo con il nostro Hurricane MK2. Interessanti però i proiettili stealth, devo dire che mettono un po' di strizza. Allora, stiamo perdendo purtroppo. Non che ci sia andata malissimo la partita, anche se però ho fatto solo degli assist. Oh, con questo aereo ho anche un paio di bombe da 250 libbre. Si tratta infatti questo di un caccia bombardiere. Vediamo di arrivare a sprombattuto sui nostri nemici. Quello è già stato fatto a pezzi. No! Dannazione! Dannazione, siamo stati colpiti. O meglio, sono io che ho colpito attaccando, sono io che ho colpito un avversario, ci sono proprio andato contro. Purtroppo, vabbè, sono cose che succedono. Entriamo con il nostro aereo un pochino più scrauso e vediamo di fare qualche cosa, perché sennò qua stiamo facendo una partita abbastanza scarsa. Anche perché non sono del tutto sicuro di aver steso il mio avversario andandoci contro. Essere utili almeno come kamikaze sarebbe. Il minimo, diciamo. Stanno dicendo di ridurre la velocità, ma solo perché è un po' incontrollabile l'aereo. Non ci penso nemmeno. Stiamo ricaricando, abbiamo fatto un assist. Ah, ecco perché. Qua ragazzi è più impegnativo. Abbiamo fatto un colpo critico. Altro colpo critico. Mi sa che lo abbiamo steso. Oh là. Almeno un qualche cosa l'abbiamo fatta di buona. Un autoblindo. Abbiamo steso anche l'autoblindo. Un qualcosina abbiamo fatto, non siamo ridotti molto bene con questi benedetti aerei, purtroppo, però
non è stata una buona partita. E allora vabbè, ci prendiamo giusto qualche punto esperienza distruggendo qualcuno di questi autoblindi. Wow, abbiamo rischiato un attimo. Ci stanno sparando contro ancora altri autoblindi. Un po' di contraerea. Mamma mia, non è facile da governare adesso questo aereo col fatto che è un po' rotto. Vabbè, abbiamo finito la nostra partita. Purtroppo non ci è andata benissimo. Abbiamo preso un po' di punti esperienza giusto perché abbiamo distrutto qualcosa a terra. Abbiamo fatto un assist o due e abbiamo distrutto un solo aeromobile con le nostre forze. Però devo dire che i proiettili traccianti non sono male, anche se si è particolarmente visibili. Sono proiettili incendiari che possono dare diversi problemi. Vediamo un pochino come sono i risultati. Oh beh, oddio, dai, sono quinto. Non male. Abbiamo preso un po' di medaglie. Vediamo che caspita abbiamo. Ho fatto il maggior numero di assist nella distruzione di aeromobili. Abbiamo vinto questa bella medaglia. Vabbè, vuol dire che ci è andata abbastanza bene. Colpi critici 2. Aerei distrutti 1. 7 unità di superficie distrutti. Abbiamo fatto 3 assist. Ah beh, no, dai, non c'è male. Non è andata allora così tanto male come partita. Abbiamo preso il talismano. Wow. Abbiamo sbloccato un po' di cose allora per i nostri aerei. Andiamo immediatamente a metterle. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Cos'è che abbiamo sbloccato qui? Scusatemi, il talismano. Ma il talismano non ho intenzione di spendere i soldini, anche perché non ne ho a sufficienza. Ma boh, l'MK1 mi diceva. No, scusatemi, ho sbagliato a premere. Niente, proviamo ad andare qua a vedere che cos'è che ho sbloccato invece. Allora, oh, l'offensive anche troppo. Queste le montiamo immediatamente. Vediamo se per caso. Oh sì, sì sì sì. Le Universal, gli Stealth. Mamma mia. Allora, proviamo a mettere queste. Ah, la possibilità di comprare. Abbiamo sbloccato il talismano. No, non me ne importa nulla. Non me ne importa niente. Ci saranno sicuramente dei punti da distribuire per i nostri equipaggi, ma io aspetterò che vengano 10 punti esperienza, perché ho intenzione di aumentare ulteriormente la velocità di ricarica dei vari aerei adesso. Allora, io spero che intanto questo genere di gameplay vi piaccia. Ne farò ulteriori se le cose effettivamente vi piacciono. Io mi sto divertendo molto perché è un gioco veramente molto bello. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando ragazzi. E a presto, commentate e ciao ciao!